Cari amiche, buongiorno, ben arrivate, ben trovate, buon mercoledì, come state? Spero che la vostra settimana stia continuando brillantemente nonostante questo tempo scuro che ci ha rotto un po' le scatoline, proprio ve lo dico così com'è. Allora, anche questa mattina insieme a Mimmo Spinazzola, buongiorno Domenico, buongiorno. Insieme al professor Vena nella seconda parte. E nella terza parte troveremo Gaia, il Gaio, mondo di Gaia. Con lei oggi prepariamo la pasta fresca, quindi insomma c'è qualcosina di interessante anche questa mattina da seguire qui a Mattina Amica. Allora, caro Mimmo, abbiamo fatto una bella ricerca, in realtà l'ha fatta lui, perché l'argomento dell'educazione stradale continua a tener banco e non è una cosa che si vede soltanto in Italia. Ci sono state diverse campagne, alcune molto efficaci, anche molto belle, televisivamente parlando, quindi come spot. Tutto quello che voi vedete nel corso di Mattina Amica lo trovate naturalmente su YouTube, quindi qualora voleste rivedere le nostre puntate o vedere chi produce questo tipo di campagne, semplicemente cercate su YouTube e vedrete che troverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno o avete bisogno o necessitate. Allora Mimmo, spot vari, dall'importanza dell'utilizzo della cintura di sicurezza, certo, a quella di usare l'auricolare quando si è in macchina, a utilizzare il casco soprattutto. Utilizzare il casco quando si va in moto. Specie i giovani del territorio, del meridione, diciamo, sono un po' restii con il caldo, perché con questa moda di avere sempre il capello dritto, gelatinato, ben messo, mettere il casco poi diventa un problema per loro. Ancora peggio quando addirittura il casco lo allacciano qua e se lo tengono dietro, che è ancora peggio perché può avere l'effetto di strangolamento in caso di caduta e colpo. Quindi sì, ci sono veramente tante cose che dovremmo fare attenzione e gli spot ci aiutano a ricordarcelo e a farci riflettere soprattutto, perché poi è importante la riflessione prima che ci mettiamo alla guida di qualsiasi mezzo. E prima anche che noi stessi ci mettiamo anche sul ciglio di una strada a piedi, laddove ci sono dei mezzi, perché anche su quello molte volte non ci si rende conto, specialmente quando guarda, è buio. Non puoi immaginare quanti ne incontro io, insomma, spesso faccio la statale, quindi perché insomma vivendo a Trani, venendo a Barletta, girando, sono davvero, bisogna stare con gli occhi, certo, veramente, veramente con gli occhi aperti, perché poi trovi biciclette che non hanno nessuna forma di segnalazione, persone a piedi o in bicicletta che non hanno nessuna forma di, insomma, della serie, sono qua, state, esatto, occhi aperti perché io sono qua. Ma non si rendono neanche conto, secondo me, che rischiano pesantemente. E questo fa parte sempre di quell'educazione, di quella mancata educazione stradale. Cioè non si va a 40 all'ora, certo, 50 all'ora su una statale o su una addirittura sulla 16 bis, insomma, lì si toccano. No, ma è importante in effetti anche nelle strade di campagna molte volte. È estremamente importante percorrere la strada sul ciglio, quando ovviamente più verso la campagna possibile, nel senso opposto, perché noi in questo modo riusciamo a vedere il mezzo che arriva bravo, di fronte, e non invece tenerlo dietro. Vero. Quindi già questa è una prima regola. E poi un'altra regola importante, che quando all'imbrunire oppure quando fa buio, indossare dei giubbottini, se proprio non possiamo, insomma, è ovvio, dobbiamo evitare, ma se proprio non possiamo, utilizzare sempre delle lucette o dei giubbotti di colore giallo, in modo che vengono resi fosforescente, che vengono resi visibili con il fascio di luce dell'auto, certo, della moto, che sia, insomma. Chiaro. Quindi anche su questo è importante, sì. Sono piccolezze che però esatto, fanno parte proprio da quella mancanza di educazione stradale che noi abbiamo,
che poi ci creano questi danni non da poco, insomma. E allora cominciamo con questo spot che non è italiano e illustra le 5 regole fondamentali per poter salvare la propria vita e la vita ad altre persone quando si decide di mettersi alla guida. Prego, regia. Bellissima questa campagna, quindi 5 situazioni in cui è assolutamente importante rispettare le regole: cintura di sicurezza la prima, casco, guidare con il casco, la moto evidentemente la seconda, tenere d'occhio la velocità quando anche se si è su strade che apparentemente sono libere. Sono sicure. Esatto, e sicure. La quarta, non mettersi alla guida quando si è assunto dell'alcol. E la quinta era proprio quella che diceva prima Mimmo, quando si di cammina. Esatto, rendersi strade. Visibili sul quando si cammina per strada, quindi bicicletta, piedi, sì, quel lì, che lì, è. Tra l'altro c'era un'indicazione dove c'erano delle persone che facevano footing, insomma, con dei giubbotti fosforescenti, che esatto. comunque è utile, però cerchiamo proprio di evitare di fare, cioè di andare su queste strade ad alta percorribilità, buie, sì, perché sì, un conto è essere in città, completamente. Ci sono dei posti, sicuramente noi ce l'abbiamo nei nostri, noi abbiamo le litoranee che sono fantastiche, insomma, quindi con la parte illuminata, brava, ovviamente, non solo, ma tra l'altro noi abbiamo la fortuna, proprio la litoranea, penso alla litoranea di Ponente in questo momento, ha proprio quest'area separata dalla strada, ci certo. Si accede giusto per il parcheggio, però sì. No, quindi... no, ma anche per i nostri amici dell'entroterra, poi alla fine diventa anche, cioè ci sono comunque dei posti che sono illuminati, cercare sempre quei posti illuminati, anche magari se si fa sempre lo stesso percorso, però evitare assolutamente, insomma, le strade buie quando dobbiamo insomma fare attività ricreative, insomma, ecco. Se siamo costretti per una qualsiasi cosa, allora utilizziamo questi giubbotti fosforescenti, utilizziamo delle lampade anche a mano, insomma, che ci rendiamo beh, visibili. Beh sì, insomma, la luce crea curiosità, quindi sì. Magari chi guida la macchina inizia a rallentare. Vede, sicuramente rallenta per cercare di capire esattamente che cosa sta accadendo, successo, certo. E quindi l'utilizzo. Ma anche con le biciclette, perché molte volte pure quando ci si mette sulla bicicletta si tende a non rispettare il codice della strada, quindi anche su quello dobbiamo avere un'educazione stradale importante, specialmente dare indicazioni anche ai bambini. È vero che nelle scuole ci si fanno questo tipo di attività, però anche i nostri amici da casa, i genitori, le mamme, insomma, cercare di dare sempre indicazioni ai bambini corrette e quindi accertarsi anche che le bici che hanno abbiano dei dispositivi luminosi
per far sì, insomma, che possano essere utilizzati poi tra l'altro in momenti opportuni. Omologati, perché esatto. Insomma, le biciclette sono un mezzo veramente tornato di gran moda, quindi sì, però molte volte, specialmente vendono... per i bambini, c'è la bicicletta particolare, tipo la mountain bike o tipo la biciclocross, che non... Siccome sono delle bici sportive, non hanno poi questi sistemi, no? Allora, siccome queste bici sportive poi le utilizzano normalmente, quindi è opportuno che poi li corrediamo di questi sistemi, insomma, che con le luci e di segnalazione, certo, perché è importante questo aspetto. Certo. Un'altra campagna, invece, questa è tutta italiana, è davvero tutta italiana, tra l'altro patrocinata dalla RAI, andata in onda un po' di tempo fa, punta l'attenzione proprio sull'uso del cellulare al telefono. Prego, regia. Azione. A bussicola, preparati che appena arrivo dal bagno. Ah! Mamma mia! No, niente, ho schivato una vecchia. Non c'è niente da ridere. Questo è un film, ma nella vita usa l'auricolare, sempre. Quando guido, io non scherzo. E stop! Bravo papà, ne facciamo un'altra. Stavo dicendo una cosa importante. Vabbè, pronti? Ecco, il Ministero, la sì, RAI, questo è un altro... che si organizzano per lanciare un messaggio forte e chiaro. Sì, fondamentale, perché ormai questo problema di utilizzare il cellulare in auto è diventato fortemente di moda. Cioè, di moda negativa, insomma, perché magari molte volte sempre siamo presi dallo stress anche durante i movimenti da una parte all'altra, allora dobbiamo utilizzare il cellulare, e la cosa peggiore è quando addirittura il cellulare lo si utilizza per mandare i messaggi, perché cioè già è difficile utilizzarlo guardando comunque la strada, immaginiamo invece poi quando dobbiamo mandare i messaggi che praticamente abbassiamo lo sguardo e poi guardiamo la strada per pochi istanti. E questo è uno dei rischi abbastanza particolari che ormai abbiamo alla ribalta, perché si fa questo uso smoderato. Ricordiamo che nell'auto abbiamo molte volte già la radio, perché sistematicamente ormai si utilizza la radio in macchina, e quindi già abbiamo una certa distrazione. Poi ci arriva la telefonata, dobbiamo già il movimento di prenderlo, di attivarlo e tenerlo, quindi è difficile. Proprio non possiamo farne a meno per quelle persone che sono costrette per lavoro, eccetera. Ovviamente diventa importante avere il sistema. Ci si attrezzano. Sì, qui parlava dell'auricolare. Invece ci sono anche dei sistemi in auto che possono essere del viva voce, e quindi è opportuno addirittura avere questi sistemi che ormai anche con un Bluetooth, insomma, riescono ad attivarsi. Vero. Quindi diventa importante utilizzarli anche quello, però in quei casi attenzione, anche spegniamo addirittura lo stereo, vabbè che ci sono dei Bluetooth che addirittura spengono in automatico. Subentra il telefono. Però laddove non utilizziamo queste cose, cerchiamo anche di spegnere la radio se dobbiamo stare al telefono con l'auricolare, per evitare ulteriori distrazioni. Se possiamo farne a meno è la cosa migliore, perché anche quella è distrazione. Anche il fatto di parlare, perché magari possiamo avere una telefonata particolare dove possiamo irritarci, arrabbiarci, e quindi questo stato ci mette in uno stato psicologico particolare che ci fa perdere di vista quella che è l'attenzione alla strada e ai pedoni, insomma, e al rispetto anche del codice della strada stessa. Quindi questo è fondamentale come regola, quella di utilizzare il cellulare quando meno possibile, e se proprio siamo costretti a utilizzare questi sistemi o l'auricolare o meglio il sistema, insomma, viva voce in auto. Senti Mimmo, io sono stata testimone, perché nei miei anni di guida c'è stato l'inserimento dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, abitudine a cui, a dire la verità, personalmente non sono ancora proprio omologata, tra virgolette, tranne quando so che mi devo muovere percorrendo la statale, però per esempio in città raramente ho l'abitudine, lo dico, io lo ammetto, e
comprendo che è una cattiva, una pessima abitudine. Dopo oggi però cambierei idea, ovviamente. Cercherai sì. di... Ti dirò la verità, ha contribuito anche una pattuglia dei carabinieri, perché appena scesa da casa, proprio girato l'angolo con la macchina, sono stata fermata e redarguita, perché era la prima volta che accadeva, e loro mi dicevano: signora, deve essere automatico, esattamente come lei si siede in macchina, prima ancora di mettere in moto deve inserire la cintura di sicurezza, indipendentemente da dove lei dovrà andare. Sì, quindi se girare in paese, esatto, piuttosto ma è fondamentale che... Molte, noi abbiamo un'errata percezione, in effetti abbiamo questa cattiva educazione proprio stradale, pensando che in città non succede nulla. Invece in città è fondamentale la cintura di sicurezza. Cintura di sicurezza e la regolazione del poggiatesta, perché quello è importante per evitare i colpi di frusta, esatto, quando abbiamo la frenata. Siccome questo tipo di frenate brusche succedono, l'abbiamo più in città, quindi noi in effetti i maggiori rischi, alla fine i maggiori incidenti li abbiamo proprio nelle strade urbane. Abbiamo visto, ci ricordiamo, no? quel percorso che abbiamo visto dai dati epidemiologici, ci siamo resi conto che gli incidenti maggiori sono proprio nelle città. Quindi la cintura di sicurezza è importante, perché poi una volta che ci siamo abituati, non è vero, noi è un discorso di abitudine. Io vedo i miei figli che sono stati abituati, perché io ovviamente le prime volte stavo dietro, però loro vedono me che appena entro in macchina metto la cintura, ma ormai è diventata una cosa così automatica. Poi, quando in effetti delle volte capita pure che arrivi in macchina, ti metti la cintura, magari sei con l'amico di turno, allora dice: perché ti metti la cintura? Tanto due passi dobbiamo fare. Dico: no, a parte il fatto che mi viene in automatico, però poi non vedo il motivo. Perché poi, tra le altre cose, diventa peggio quando poi troviamo magari qualche blocco di polizia. Quindi in quel caso dobbiamo subito prendere la cintura, lasciare le cose, e diventa ancora più pericoloso, perché lì, per fare queste azioni brusche, perdiamo di vista la situazione che abbiamo davanti, e possiamo avere sempre ulteriori danni. Altra cosa fondamentale, che la cintura di sicurezza va utilizzata anche dietro. La cintura di sicurezza va utilizzata anche dietro. Non so se la regia ha quello spot che riguarda anche la pizza, se vuole magari la può mandare in onda. Franco aspetta. Però prima di mandarlo in onda è importante anche dire, a parte il fatto che è un obbligo previsto dal codice della strada, e molti invece pensano che dietro non vi è l'obbligo, il discorso di dietro, e soprattutto per i bambini, è importante, perché le persone che stanno dietro senza cintura di sicurezza, con la frenata brusca, vengono catapultati letteralmente in avanti. Quindi significa che diventano anche una sorta di proiettili umani per chi sta avanti, e vanno a sfondare pure il vetro eventualmente. Immaginiamo poi i bambini che non vengono messi in quei sedioloni ben specifici, diventano praticamente dei proiettili umani che ti vanno praticamente a spaccare pure il vetro e andare oltre. Quindi il discorso della cintura in auto è molto importante. E questo, insomma, è lo spot che chiude questa prima parte di Mattina Amica, è inglese. Ricordati di mettere sempre di allacciare sempre la cintura. E con Mimmo ci rivediamo mercoledì prossimo, va bene? Okay. Subito dopo lo spot, grazie, ancora giornata. Pubblicità, e poi ci ritroviamo con il professor Vena. Vi ricordo che poi abbiamo Gaia che ci presenterà la sua ricetta della pasta fresca, pasta fatta in casa. Ci vediamo subito dopo. If you could have another chance, what would you do differently? They give me the wrong pizza. I got pineapple on this. Sick, man. I didn't order it. Did I pop? Think. Always wear a seatbelt.